Mi chiamo Jacob Holmes. Sono un assassino che come hobby piace fare Sherlock Holmes. Legge molti romanzi gialli e sono alle prese con dei casi assai curiosi. Più che altro da assassino mi dedico a fare le mie solite missioni del cazzo che chiedono di fare per riconquistare la grande Londra, povero me. Allora, dove Non ci cavolo è crederanno più. quel Matthew, deficiente che amici, devo trovare, aiuto! perché mi ha fatto perdere un sacco di tempo. Non è qui? Ah, eccolo, salve! Scusi, ma lei ha Non ci crederanno sbagliato più. carro. Deve venire con me. Matthew, amici, aiuto! Ha degli amici? No, io voglio soltanto lei. Ma stia tranquillo qua. Ora, cerchiamo un carro adatto a lei. Questo mi sembra abbastanza adatto per lei, signore. Oh, è suo fratello, signore. Porgerò i miei saluti alla sua famiglia. Si sposti altro perché devo portare il suo fratello. Oh, scusi, mi scusi. Ho bisogno del carro. Ecco. Mannaggia. Oh, mannaggia, devo fare retromarcia. Aspetta. No, no, no. Ti prego, non mi sparare. Brava. Ma anche lui è molto bravo che. Ma aspetta. Questo per avermi tentato di spararmi. Ecco. Ok, la mappa dice di andare di qua. E io taglio di qua. Posso passarci? Ci passo? Sì, ci passo. No, non ci passo. Meglio fare retromarcia e. No. Va bene, sistemiamo questa cosa da gentiluomini. Molto bene. Ora, dove ero rimasto? Ah, già. Devo portare il mio signorino a fare un viaggetto al centro di polizia. Come esco di qua? Mi sa che mi conviene cambiare carro. Non so come mai si è bloccato. Non posso usare questo perché. Peccato, mi piaceva, era lussuoso, era adatto e. Vabbè. Magari proviamo a fare. Cosa? Cos'è che hai detto tu? Cos'è che hai fatto te? Cos'è che hai fatto te? Hai osato spararmi? Ma hai osato colpirmi? Come osi? Come osi? Vaffanculo! Muorici! Ma vedi un po' questa! Ah! Ma quale occasione? Io me ne vado e basta! Vi saluto! Allora, via delle fornaie 55. Grazie per questa consegna. Ah, non è stato nulla di speciale, anzi, mi ha dato una revolver, quindi. Sputaci sopra. E anche questa mappa, pezzo di mappa, è stato completato. E mo. Ok. L'obiettivo è là, ma mi sa che devo girarli. Ok. Il tuo compagno non se n'è accorto di niente? No, se n'è accorto. Cazzo! Ah. Non suonate l'allarme, non suonate l'allarme, vi prego. Non suonate l'allarme, aia! Però, fatti ammazzare te però! Cavolo! No, Ciccio, una volta ok, ma due no, Non fate caso a me. Aia! Non fate caso a me, bambini, io sono soltanto. Uccidendo una persona. Mi raccomando, non fatela a casa, capito? Risolviamola questa cosa da gentiluomini! No, Vabbè. Il tuo amico è andato. Mo tocca a te. Tu dopo. Sei il mio obiettivo, quindi a te.
ti lascio per ultimo la gioia di dissanguarti. Purtroppo non potrei fare Batman, perché Batman è contro la violenza, contro l'uccidere. La violenza è un conto a parte. Peccato che io non sono Batman, quindi non ti risparmio. Mi dispiace, ma è tu, brutto disgraziato, hai i giorni contati. Ah, al sangue come piace a me. E come fa Batman? Via! Alla Bat Caverna! Non sono stato io, non c'entro. Scusate. Tu, ma tu sei... No, non ci conosciamo. Ci sono premi in palio qui? Potete scommetterci la vita, signore. Signore? Io sono Robert Topping. Le migliori scommesse di Londra a vostra disposizione. Beh, le seconde migliori, ma mamma dice che Donald è scemo. Ad ogni modo, ho una vastissima gamma di divertimenti. Dalla lotta alle corse dei carri. Potremmo fermarci qui per un po' di tempo. Allora. No, Questa è la tecnica che mi ha insegnato mio nonno Altair. La tecnica di essere pazienti, di contrattaccare ogni singolo attacco fino a quando i nemici sono finiti. Peccato che non posso fare la contromossa contro due avversari di seguito, come il tuo nonno Ezio. E Ezio, anche Ezio, poteva contrattaccare contro due avversari alla volta, mi sembra. Vabbè, non è questo il caso. Comunque tu... Hai il braccio! Il braccio! Ok. Un altro braccino spezzatino. E adesso anche il tuo braccino sta per andare via. Almeno. No, la testa. Aia. Qua fa male. Ma questo non è... Né un pugilato e neanche il wrestling. A meno il wrestling sono tutti attori. Qua invece si fanno male sul serio. Sono cerchiato da tre ossi duri, Solo che uno a livello 3. Per adesso non ho fatto soltanto di livello 1 e livello 2. Uno di questi è livello 3, che sta per essere messo. Ehi, non rompermi te. A K.O.? Quel braccino non lo utilizzerai più per altri 3 anni. Bene. Potrei farne altre, però sono stanco e ho aspettato troppe braccia. Ho le braccia distrutte di mio, quindi vado via. Adesso vi riassumerò un caso che ho appena risolto, che mi piace chiamarlo un cucchiaino di Elisir. Non è il cucchiaino il vero problema, però è proprio l'Elisir il problema, che ha delle sostanze un po' nocive per i nostri cari concittadini. Per voi l'Elisir lenitivo di Starrick! Non beve altro! Quell'Elisir lo sta uccidendo, ha perso il cervello! Senti, donna, stai spaventando i miei clienti. Levati, torna immediatamente o te la faccio vedere io. Oh, come osi, razza di bastardo! Che succede? Già, sparisci. Se volete scusarmi, signora. Ok. Fermati! In nome della legge!
Ok, no, vai giù. Ok, corri. Dove è andato? Dove è? Di qua? Ok. No, non lo vedo. Dove è andato? Saliamo sui tetti. Magari così lo superiamo. No, forse perdiamo anche tempo. Dov'è? Laggiù, eh? Ah. Ma stavolta, come rispetto agli altri Assassin's Creed, è più comodo e più veloce anche andare sui tetti. Con rampino fai più fretta. Ah. Salve! Tu mi devi dire qualcosa. Vieni qua. Tranquillo, non ti faccio niente per ora. Dimmi da dove arriva l'elisir. So solo che ne producono ogni giorno, tra i gasometri e il manicomio. Ah, interessante. Questa conversazione non è mai avvenuta. Salve, posso chiedere indicazioni? Grazie. Anche lei, molto gentile. Quindi, vabbè, scopriamo dove producono questo elisir. Ma dov'è che... No, ah no, c'è... interessante. Cos'è? De preda? Ok. L'uomo che distribuisce no, non ho detto di prenderlo. Sbarazziamoci delle prove. Ok. Io non ho fatto niente, giuro. Ma... Ok, la fabbrica è laggiù, eh? Vieni con me, ho un lavoro per te. Perfetto. Ora possiamo partire. Ah, è qui che ti nascondi, eh? Ora, devo trovare un modo per prenderlo senza attirare troppa attenzione. Come faccio, però? Non posso ammazzare... Bene, ammazziamo tutti gli individui? Ma io mi diverto. Io mi diverto tantissimo ad ammazzare così gli individui. Proprio quello che volevo. Sta scappando via fuori dalla fabbrica. Ok, vieni qua. Ora, dimmi tutto ciò che sai. Dove producono l'elisir? Parla oppure tacerai per... Nella distilleria, quel palazzone accanto al birrificio. Scusate, ho una conversazione importante con il vostro capo. Avete capito? Ah, lo stavo per uccidere. E vabbè. È morto lo stesso. Ora, mi dispiace, però non posso lasciarti in vita. Ti dispiace? Non posso lasciare prove dal mio passaggio. Ok, devo... Dov'è l'obiettivo? Allora, facciamoli fuori. Signorina, lei si deve fare i cazzi suoi. Ecco, così va meglio. Ben aperti, gente. Qualcuno ci sta addosso. La distilleria potrebbe essere la prossima. Questo complica le cose. E quell'anziano? Vabbè. Allora, visto che sono lì... No, Non ci arriva col coltello? Ah, che barba. Neanche da qua? No, mi devo avvicinare. Salve! Forse la smetterai quando ti senti abbiamo visto. L'intruso è qui! Bene! Facciamo un piazza pulita!
Bene. Ora, vediamo cosa c'è dentro al magazzino. Non dovreste andare in giro a spaventare i gentiluomini, giovanotto. Non credevo che spiare fosse uso dei gentiluomini. Spiare? Signore, vi assicuro che... Occhi bene aperti. Presto, dentro. Ci è mancato veramente un pelo. Ora. Voi, giovanotto, mi avete spaventato. Pensavo foste uno di loro, ma ora so perché siete qui, per il mio stesso motivo, credo. Ma, confondermi per qui là. Io non indosso quella orribile, schifosa giacchetta rossa, eh? Ho un cappotto molto più figo di loro, del loro, eh? Un macchinario impressionante, non trovate? E come fermiamo il trasporto di Elisir? Che stiamo cercando qua? Ah. Ma guarda, disgustoso. Assolutamente nauseabondo. È un colorante? Una sostanza non un po' nociva? La cosa giusta da fare, siete d'accordo? Oh sì, fa saltare in aria tutto e la cosa è cosa buona e giusta. Ok, possiamo andare. Andate via di qui, presto. No, Potete intuirlo. Bene, giovanotto. Ah no, devo ancora attivare altre leve. Sentite, devo fare una piccola operazione veramente veramente delicata. Lasciatemi sabotare questa cavolo di fabbrica in santa pace. Ok. Giriamo la manovella, è già dall'inizio del gioco che impariamo a girare le manovelle. Un'altra manovella. Eccoli qua. Due in uno. Mi sembra strano che li ammazza così quando vado in volo, però vabbè. Non l'ho capita. Nel 2 era diverso. Certo, colpiscimi se ci riesci, ma io sono troppo veloce proprio. E la madonna, ma che cazzo, Jacob, ma... Ho capito, però non c'è bisogno di tutte queste acrobazie. Guardalo che arriva, guardalo che arriva. Fottuto. Guarda quello ignaro della mia presenza. La mia penetrazione da dietro. Dovete mettervi in salvo. Ok, ora abbiamo attivato la bomba. Cazzo! Via! 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 Laggiù! Ovviamente c'è sempre il fieno davanti. Darwin? Jacob Frey, il piacere è tutto mio. Mentre voi seminavate il caos, ho trovato questo. Qui dice che un campione di ogni partita veniva mandato al manicomio di Lambeth. Chissà se è già orario di visita. Non abbiate fretta, signor Frey. Lavorano in molti a Lambeth ed è meglio non attirare troppo l'attenzione. E allora dov'è il divertimento? Non tutti i problemi si possono risolvere facendo saltare in aria tutto. A volte è richiesta un po' di... discrezione. Quello che devo imparare ancora. Vi raggiungerò al manicomio per continuare le indagini. Ah, ok. Comunque, ho imparato una lezione. Devo essere più discreto. Quindi, ci vediamo in una prossima avventura con Jacob Holmes.